Grande partita del Lugano, avete vendicato una delle rare sconfitte che avete avuto in amichevole contro lo Zurigo. Sì, era una buona partita, volevamo cominciare veramente forte e quindi l'abbiamo fatto stasera contro un Zurigo che sappiamo che sarà una delle grandi squadre quest'anno, però anche noi vogliamo essere lì nel top della classifica, quindi dobbiamo giocare così ogni partita e sì, era una partita da A a Z veramente buona. Giocato forte sia il primo che il secondo che il terzo tempo, sempre costantemente. Forse avete sofferto qualche minuto all'inizio del secondo tempo, ma poi perché avete sempre avuto in mano il pallino del gioco voi. Sì, sicuro che non possiamo giocare 60 minuti con il disco, dobbiamo anche giocare in zona difesa, quindi non possiamo sempre essere lì nella zona offensiva. Quando siamo 5 sul ghiaccio a difendere, con un portiere come il Schlegel stasera possiamo vincere tante partite. Soprattutto abbiamo visto i tre giocatori che sicuramente rimarranno fino a metà novembre, che sembrano fare la differenza. Caro mi è sembrato veramente un giocatore fortissimo e un giocatore che gioca davanti alla porta. Se non sbaglio, ti hanno anche portato via un assist in occasione dell'ultimo gol, giusto? No, io volevo fare questo assist, quindi volevo fare il passaggio entrava da sola, però aveva il bastone lì, quindi è il suo gol. Alla fine è così, non cambia niente, abbiamo vinto 4-0 e sì, con questi giocatori che hanno firmato fino a fine novembre, lo sappiamo, però aiutano tanto e non si sa ancora se saranno qui fino alla fine della stagione o no, quindi aiutano tanto fino adesso e devono continuare a giocare così con noi. Quanto è importante per voi aver vinto e non aver subito nessuna rete contro una squadra considerata da tutti forse la squadra protagonista del campionato? Vuol dire che abbiamo veramente giocato bene in zona difesa e sì, come l'ha detto, Zurigo sarà una delle squadre che faranno tanti gol, quindi non prendere un gol questa sera vuol dire che abbiamo veramente giocato bene, tutti e cinque, non solo il portiere e noi difensore, però tutti che erano sul ghiaccio hanno veramente giocato bene. Avete vinto due derby contro l'Ambrì in amichevoli, però domani si va a giocare, non avete in tempo, fate in tempo a esultare per questa vittoria e domani c'è subito un derby, una partita che loro chiaramente, visto che molto probabilmente hanno perso a Berna, saranno ancora più arrabbiati. Sì, giocare ai derby è sempre una cosa di diversa, c'è sempre qualcosa di più, quindi sappiamo che contro loro è sempre stato e sarà sempre una partita diversa dagli altri, quindi vogliamo vincere, vogliamo andare con giovedì-venerdì con due vittorie e dobbiamo giocare come l'abbiamo fatto stasera. Ultima cosa, che effetto ti ha fatto tornare qui alla Corner Arena con il pubblico, con i 3.000, quasi 500 spettatori? Sembrava quasi che, non dico che ce n'era 5.000, ma insomma poco ci manca. Il tifo comunque si è fatto sentire. Sì, sono fatto sentire, aiutano, chiaro che non sono 5.000 o di più, però 3.500 è possiamo già essere veramente contenti che possiamo avere pubblico con questa situazione. Se voi giocate così, li fate divertire sempre di più. Esatto. Grazie, complimenti e in bocca al lupo per domani. Grazie. Ciao.